Eccoci qui sempre a Villa Sciarra. Ora, noi siamo sicuri che utilizzando questa telecamera si verrà a sapere chi è stato l'autore di questo danneggiamento e della scritta che precedentemente vi ho mostrato. Le telecamere, ecco, le telecamere. Ma quanto costa dotare questo plesso scolastico di un adeguato sistema di telecamere? Qualcuno mi dice che con 5-6 mila euro si potrebbero mettere 3-4 telecamere qui nel perimetro interessato al controllo di questa piazzola. E i soldi sembrerebbe che ci fossero pure, perché la città metropolitana si era resa disponibile a pagare metà della spesa. Ora, lasciatemelo dire, è strano che il comune non abbia dato corso a questa cosa, perché per carenza di denari, quando poi vediamo che ne spende 9.000 per la motorizzazione farlocca del cancello farlocco. Ma insomma, qui a Villa Sciarra è un po' tutto che è farlocco. È farlocco la messa in sicurezza, 130.000 euro, ma si entra e si esce per le scarpate quando si vuole. Se qualcuno vuole che faccia da guida, io sono disponibile. E l'area, è inutile dirlo, è abbandonata. Qui si può anche fare sesso tranquillamente, tanto non ti disturba nessuno. Alla prossima!